Ciao a tutti, oggi sono a Osaka da solo e oggi vi faccio vedere il quartiere più povero in Giappone. Ho già fatto video qui 2 o 3 anni fa e quindi potete guardare questo video, lo lascio in descrizione, così capite la differenza, come è cambiata la città. Oggi con questo video potete capire come la città, atmosfera, cosa vendono, cosa c'è. Quindi vediamo insieme, camminiamo, andiamo. Qui davanti a me c'è il palazzo gigante. Qui 2 o 3 anni fa, fino a 2 o 3 anni fa, tante persone venivano a cercare il lavoro. Adesso è tutto chiuso, quindi no, tutte le immondizie hanno buttato fuori così. Qui è molto diverso rispetto all'altra città, oppure anche Tokyo. È l'unico posto che si trova così in Giappone, secondo me. Anche scrivono tante cose sul muro. Palazzo è un po' vecchio. È tutto chiuso ora. Ma qui è come normale, è pulito, anche il pavimento è pulito. Sono tante persone in terra, stanno bevendo, chiacchierando e stanno fumando. E tutti bevono già da adesso. Tante persone stanno lavorando e hanno vestiti speciali. Ah, oh, volontario, non so che stanno facendo. Qui c'è negozio di vestito, così. Che qui sembra appartamento, hotel, non so. Intorno qui ci sono tanti hotel per lavoratori. Teoricamente la gente lavora mattina presto qui e torna e dorme. Tipo vivono così. Ci sono tanti negozi al fondo. Qui scrivono 50 yen, 10 yen. Costa pochissimo, eh? Solitamente almeno 1 euro o 1 euro e mezzo. Però 40-50 centesimi in bottiglia di bevanda, costa pochissimo. Ah, qui vendono la roba elettronica. Vendono così. Ah, anche libri, tutto vendono. Frigo, 100 euro. Un po' troppo. Che usato. Ah, qui, disegnato. Comunque ci sono tanti bici. Ah, qui c'è scritto tutto tipo hotel, dove si dormono. Quindi tutto hotel. E izakaya. Ho qualcosa da bere. Vendono. Qui sento tipo piccolo onsen.
qui vendono cibo. Così, 100 yen è tutto 100 yen, così costa pochissimo. Perché avete questo quartiere? È molto comodo così. Guardate quello palazzo. Mi sa che è hotel. Forge l'aria condizionato. Ah, questo parco stanno aspettando cibo. Qui c'è la fila di gente. Così è dentro, loro danno cibo. E possono averlo gratuitamente. Sì, è molto comodo come la città. Ah, qui è 2 anni, 2 o 3 anni fa dove ho mangiato ramen qui. Per oggi non mangio, qui non ho tempo. Anche asilo qui c'è. Ah, così vicino. Vedete, così gente aspetta in fila. Cibo. Questa cosa è la cosa positiva. Il quartiere è molto diverso qui dove vendono ramen. Come Balacco. Come la città. Ah, qui hotel, Park Hotel. Ah, qui tipo c'è scritto per una notte 1400 yen, per un mese 39.800, quindi più o meno 310-320 euro al mese. Al giorno tipo 10 euro più o meno, così va bene. Anche possono avere residenza secondo me. Tanti hotel scrivono così. Anche se loro non hanno residenza, però dormono qui e possono averlo. Continuiamo a girare. Sono tanti anziani, anche nonni, qui vengono. Qui Shotengai, dove sono tanti negozi. Sì. Ma adesso tanti ancora chiudo. Andiamo diritto. Qui c'è un altro posto. Ah, il parco più principale. Parco dove vivono senza tetti. Ah, bellissimo il posto. Così grande, così buono per loro. C'è community grande qui, così, molto meglio, non sentono da sole, ah, ci sono tante cose. Anche ci sono le case, eh. Vedono. Bene. Qui c'è scritto YouTube. Qui intorno tutto ristorante,
Izakaya, dove si beve, dove si mangia. Così. Che questo quartiere ho sentito che in questi anni hanno cambiato per gli stranieri, anche per i backpack. Quindi hotel, questa cosa, hanno wifi, ma non tutto. Ah, qui si vede un po' dentro, l'appartamento così, un pochino solo. Comunque, chi vive qui, quasi tutti bevono dalla mattina fino alla sera tardi. Bevono, ubriacano e litigano. A volte combattono. Così. Questo quartiere si chiama Nishinari. Quindi questo è stile Nishinari. Anche l'altro nome si chiama Kamagasaki, per tutti chiamano adesso ormai Nishinari. Vediamo dentro Shotengai cosa c'è. Quasi tutti sono chiusi. Qui, izakaya con karaoke, quindi aprono la sera, bevono e cantano, così. Anche qui è già aperto. Questo coin locker, vedete la differenza rispetto all'altra città? Che c'è scritto vietato dormire, vietato sedersi, così. Quindi tanti fanno. 100 yen, costa pochissimo rispetto all'altra città con locca. Ah, cantano così. Se non sbaglio, qui c'era tipo un negozio che vendono carne, qui. È molto popolare, è famoso, però oggi mi sa che è chiuso, si chiama Yamaki. Oppure ancora non è aperto. E questo supermercato famosissimo e molto economico, si chiama Tamade, è tamarissimo questo. Proprio economico, quindi tanti vengono. Proprio lo supermercato di questo quartiere, Super Tamade. La sera, queste luci, tutti fanno tamarissimo. Quindi da lontano si capisce subito, due secondi. Ah, Tamade, così. Come Pachinko, tipo così, neon. Vediamo qui questo quartiere, quando sta parcheggio dell'auto. 24 ore 880 yen, quindi 7 euro più o meno. Comunque non è economissimo perché sono in centro. Da qui è centro Osaka, Namba, Shinsaibashi, Dotonbori, si può camminare. Con treno uno o due fermate, quindi comunque siamo in centro, quindi è abbastanza normale prezzo, anzi un po' basso. Qui tutto bar, questa cosa. Quindi la sera aprono, adesso quasi tutti sono chiusi. Che adesso è in mattina. C'è scritto ciao.
Izakaya Ciao. Ah, qui vendono vestiti. Vecchissimo. Così 1000 yen, 8 euro. Un po' caro, eh? Ah, questo bar è molto particolare, antico. Anni 70-80, no? Sì. Sembra buono. Però è costoso, no? Però cotoletta di maiale 900 yen, gamberi fritti 900 yen, però teishok, quindi setto. C'è riso, zuppa di miso, ingresso di tamade, però adesso ancora non è tamarissimo. Qui 1.52 metri, bassissimo, pericoloso. Chi ha 200 centimetri, proprio pericoloso, sbatte la testa. Vediamo così. Basso, basso. Guardate qui, ci sono tanti bici, così, proprio Osaka così, parcheggiano in strada. Però hanno fatto bene, 10-20 anni fa era casino, ovunque. Erano una immondizia, però adesso è tutto ordinato, eh. Così è molto raro. Tanti bici. Qui c'è scritto Hotel West, non sembra male, è 1300 yen, c'è qua auto alle 9, hanno TV, l'aria condizionata, frigo, letto, doccia, microonde e bollitore in comune. Vabbè, ma quello sottano. Sopra, vabbè, non è male. Comunque qui si può trovare tanta differenza rispetto a Tokyo, Kyoto, il Giappone che conoscete. Però anche questa cosa è vero, che loro vivono così, quindi non è una cosa finta. Per oggi basta così perché io purtroppo non ho tempo. Quindi prossima volta quando vengo qui forse vado a mangiare qualcosa. Parlo con qualcuno, proverò a farlo. Se avete qualche richiesta lasciate i commenti per favore. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche seguitemi ai social net, Instagram e Twitch per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Honna!